Quando si pensa alle grandi IP Nintendo create dal genio di Shigeru Miyamoto, i primi nomi che saltano alla mente sono quelli di Mario e Zelda. Il suo contributo al mondo dei videogiochi va ben oltre questi due giganteschi franchise, e tra le tante saghe che riportano la firma di Miyamoto, ce n'è una in particolare che possiamo ritenere essere la più sottovalutata da tutti. Quella di Pikmin. Intendiamoci, si tratta forse di uno dei brand più amati dallo stesso Miyamoto, che pensate arrivò a dire durante lo sviluppo del primo episodio che Pikmin sarebbe diventato il nuovo Mario. Almeno questo era il ruolo che si immaginava il designer per il titolo all'interno della lineup di lancio del GameCube. E non è un caso il fatto che, nonostante ormai il designer si occupi principalmente di altro, tra film e parchi a tema, quando si tratta di Pikmin 4 Miyamoto scende in campo e ci mette la faccia. Questo incredibile affetto però non ha mai ritrovato riscontro nella ricezione da parte del grande pubblico, e le vendite piuttosto esigue di ogni capitolo della serie hanno trasformato Pikmin da un titolo su cui si sperava si sarebbe concentrato gran parte dell'appeal della lineup GameCube a un brand a bassa priorità. Non dimentichiamoci che se sono passati ben 9 anni tra Pikmin 2, pubblicato nel 2004, e Pikmin 3, arrivato su Wii U nel 2013, abbiamo dovuto aspettarne altri 10 per avere finalmente il quarto episodio su Switch. E il 21 luglio 2023 è stato un giorno glorioso. Se come me aspettavate con impazienza l'arrivo di Pikmin 4 sin da quando Miyamoto nel 2015 affermò che il titolo era in sviluppo e prossimo al completamento, sembra quasi surreale poter mettere finalmente le mani su questo nuovo gioco. Però piuttosto che farne una recensione, ci tenevo a celebrare il Day One di Pikmin 4 con una bella retrospettiva storica per capire effettivamente come è nato il concept di Pikmin e perché riveste un ruolo fondamentale all'interno della scuderia Nintendo. Se siete nuovi, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso iscrivendovi al canale. È un ordine del vostro capitano. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Da questo video imparerete una grande lezione: mai fidarsi delle dichiarazioni di Miyamoto lasciate durante le interviste. E non mi riferisco al fatto che nel 2015 ha spacciato per pronto un titolo che forse non era così pronto, ma piuttosto alla genesi che c'è dietro la stessa serie. La favola vuole che l'ispirazione arrivò in modo molto simile a quanto accaduto per la serie di The Legend of Zelda tramite l'osservazione del mondo circostante. Miyamoto ebbe un momento di illuminazione quando, guardando le formiche che si muovevano ordinate nel giardino di casa sua, gli venne in mente di crearci un gioco sopra. Da qui l'idea di Pikmin. Ma sappiamo che questa in realtà è una favola, la cui veridicità è stata smentita da Miyamoto, e per quanto sia incredibilmente romantico immaginare che genio e ispirazione producano dal nulla le idee migliori, la realtà è ben diversa. Il concept di Pikmin è in realtà uno dei più astrusi di sempre, e il prodotto finale nacque in modo sì imprevedibile, ma a seguito di un decennio di lavorazione, progetti in continua evoluzione e tanti elementi scartati. Per semplificare un po' le cose, possiamo ridurre la storia dello sviluppo di Pikmin a tre filoni principali. Da una parte abbiamo Miyamoto alle prese con l'hardware GameCube, dall'altra sempre Shigeru interessato a creare uno strategico un po' alla SimCity, che si sarebbe dovuto chiamare Adam and Eve, e infine ci sono gli sforzi del team dei due director Shigefumi Hino e Masamichi Abe, intenti a giocare con il concept di un titolo dove gestire numerose intelligenze artificiali. Della demo di Super Mario 128 vi ho parlato più e più volte, e probabilmente ormai conoscerete questa storia per filo e per segno, ma in ogni caso vi rimando al video più recente dove parlo proprio dello Space World, dove fu mostrata questa interessantissima demo tecnica che però non vide mai la luce. Quello che infatti veniva proposto come il futuro di Mario in realtà sarebbe stato riutilizzato in parte per Super Mario Galaxy e in gran parte per Pikmin. Le caratteristiche tecniche della next gen permettevano infatti di mettere in scena una mole poligonale senza precedenti, e quello delle molte unità a schermo era un concept su cui Miyamoto sarebbe tornato da lì a breve. In realtà però, in questo momento storico di grandi sperimentazioni, dove il passaggio generazionale permetteva di uscire dall'infanzia dei motori poligonali e gli sviluppatori iniziavano a dimostrare molta più confidenza con gli engine 3D e i controlli a loro associati, l'attenzione di Miyamoto era rivolta altrove. Infatti il game designer stava lavorando su una sorta di gestionale, Adam and Eve, che nelle intenzioni sembrava essere una sorta di incrocio tra un The Sims e un SimCity, in chiave Nintendo.
Di questo progetto non esistono documentazioni ufficiali, se non qualche dichiarazione rilasciata molto tempo dopo da Miyamoto su riviste e guide strategiche. Adam and Eve sembrava collocarsi in quel filone dei God Game che nei primi anni 2000 riscosse un buon successo, penso ad esempio a Black and White o anche al particolare Doshin the Giant. L'idea alla base era quella di osservare la vita di questi due individui e intervenire affinché procreassero e dessero vita a una civiltà a tutto tondo. Il concept però fu presto accantonato perché non ritenuto abbastanza interattivo da Miyamoto e il suo team. A questo punto però si aggiunge una prospettiva esterna, quella dei due director Hino e Abe, che già dai tempi del passaggio generazionale tra Super Nintendo e Nintendo 64, si parla quindi della metà degli anni 90, stavano lavorando a tempo perso a un concept di un gioco che avrebbe avuto tanti personaggi a schermo, ognuno guidato da una propria intelligenza artificiale che poteva essere modificata dal giocatore inserendo dei macro comandi, tipo attacca o cura, che assumevano la forma di chip. A leggere questi racconti, questa meccanica mi ricorda un po' il sistema dei Gambit di Final Fantasy XII, dove non si prende tanto parte all'azione quanto alla gestione di essa. Il progetto non assunse mai una direzione concreta, ma l'imminente arrivo del GameCube permise di iniziare a immaginare queste unità a schermo come degli oggetti tridimensionali e non dei semplici sprite. È difficile capire come questo concept fu assimilato all'interno di Adam and Eve e quando i due team confluirono in un unico progetto, ma sembra che la demo tecnica di Mario 128 non abbia influenzato direttamente Hino e Abe, e quello che sappiamo per certo è che la base di partenza di Pikmin fu proprio quella del gestionale pensato da Miyamoto, che veniva arricchita da un continuo scambio di idee tra il designer e i due director, generando così un risultato imprevedibile. Se inizialmente l'ambientazione di questo gestionale doveva essere qualcosa di preistorico e primitivo, molto presto si iniziò a pensare di distinguere le molteplici unità da qualche tratto caratteristico presente in testa. Questo perché il gioco avrebbe avuto una visuale dall'alto, un qualcosa di panoramico, e caratteristiche del genere avrebbero permesso di distinguere in modo lampante attributi come genere e tipo delle creature. Fu però con l'arrivo del designer Junji Mori che si arrivò a un design molto simile a quello dei Pikmin che conosciamo. Lo spostamento verso un'estetica che forse erroneamente definirei naturalistica avvenne dopo mesi di ricerca e studio che coinvolsero anche la campagna circondante l'abitazione di Miyamoto, ma Mori aggiunse un tocco inaspettato, poi in parte perso nel prodotto finale, ispirandosi palesemente nei suoi primi schizzi all'estetica popolarizzata in quel periodo da Tim Burton. Insomma, abbiamo rischiato per un attimo di avere un Pikmin molto più cupo e dark. Riporto le parole di Mori. Volevo che il design non fosse soltanto carino, ma che trasmettesse anche una sensazione inquietante o comunque suscitasse delle emozioni. Ho voluto fare un passo coraggioso realizzando un mondo cupo, maturo e misterioso. Insomma, come abbiamo detto in apertura, dietro a Pikmin c'è un processo creativo molto più lungo, complesso e articolato di un semplice momento di illuminazione da parte di Miyamoto. E anzi, proprio come avevamo già visto nel documentario dedicato a Majora's Mask, i team guidati da Miyamoto e in generale le divisioni Nintendo dell'epoca erano solite prendere l'ispirazione a piene mani dal cinema d'autore, dai film cult non di grande diffusione e da tanti materiali sperimentali che poi confluivano in dei prodotti finali caratterizzati da dei tratti distintivi unici. Risolto il design, bisognava però capire come trasformare queste idee in un gioco fatto e finito, e questo fu forse il punto più difficile di tutti. Il progetto non aveva una vera e propria direzione, ma solo un insieme di azioni che si potevano far compiere ai proto Pikmin, ora guidati da una figura che sarebbe diventata Olimar e che fu introdotta proprio per aumentare la sensazione di incidenza che il giocatore aveva rispetto alla figura di una divinità onnipresente. E forse non tutti sanno che il nome Olimar fu scelto perché in giapponese, se si scrive il nome di Mario al contrario, esce fuori proprio Olimar. Ennesima dimostrazione che per Miyamoto questo era tutto fuorché un titolo minore. E visto che ci siamo, anche la genesi del nome Pikmin è strainteressante. Inizialmente gli sviluppatori si riferivano a queste creature come Ippiki, che è la parola che si utilizza per contare, in giapponese, una creatura di piccola taglia. Lo sviluppatore, Colin Reed, interpretò erroneamente questa parola, pensando che i colleghi giapponesi dicessero Piki. Da qui la trasformazione fu rapida e portò prima alla parola inglese Pik, che possiamo tradurre come raccogliere, e infine Pikmin, che alle orecchie degli sviluppatori giapponesi ricordava l'inglese Pikmi.
In ogni caso, i Pikmin si potevano raggruppare, lanciare, erano in grado di trasportare oggetti, ma mancava la cosa principale, un obiettivo da dare al giocatore. Miyamoto allora saltò in cattedra e chiese di assumere il ruolo da director per almeno 3 mesi, dopo i quali sarebbe tornato a ricoprire la posizione di producer. L'intervento del papà di Mario fu salvifico e partì proprio dal creare un diagramma del flusso di gioco, un gameplay loop codificato e schematizzato che dava senso e conseguenzialità a tutte le meccaniche partorite fino a quel momento. I Pikmin diventavano quindi un mezzo per raggiungere l'obiettivo principale e non più il fine ultimo. Riprendendo le parole di Ino, non si trattava quindi di portare un certo numero di Pikmin al punto finale, ma bisognava raggrupparne abbastanza per poter trasportare gli oggetti. In aggiunta, Miyamoto-san ci mostrò a cosa servivano i nemici e le piante, come passava una giornata, la biologia dei Pikmin e il meccanismo secondo il quale i Pikmin aumentavano di numero. L'approccio estremamente schematico scelto da Miyamoto non solo diede finalmente un senso e una direzione al progetto, ma divenne al tempo stesso uno dei concept principali. Il Dandori, una parola chiave anche in Pikmin 4, che rappresenta il concetto giapponese di pianificare qualcosa in anticipo in modo che avvenga in maniera efficiente. Internamente gli sviluppatori si riferivano a Pikmin proprio come al gioco di gestione dei compiti, e alla fine il cuore dell'esperienza è proprio questo, soprattutto nel primo capitolo, dove c'è uno stringente limite di tempo che obbliga il giocatore da subito a perfezionare le sue strategie e a pianificare con largo anticipo un piano di azione composto da svariati compiti. Raggiunto questo punto di svolta, in soli 2 mesi il team di sviluppo riuscì a mettere in piedi un trailer di presentazione e anche una demo giocabile. Pikmin doveva essere un titolo di lancio del GameCube e il suo reveal all'E3 2001 convinse il pubblico e anche i giornalisti, anche se in pochi sospettavano che il gioco finale era ancora lontano dal completamento. Infatti gli occhi più attenti noteranno tante differenze tra questa beta di presentazione e poi quello che è stato il gioco pubblicato pochi mesi dopo. Ma nonostante gli sviluppatori fino a quel momento avessero completato solo un livello, ora che tutti i pezzi del puzzle si incastravano alla perfezione, Pikmin fu comunque pubblicato a ridosso del lancio della console, arrivando solo un mese dopo rispetto al debutto del GameCube in Giappone. Nasce così, da mille incertezze, trasformate poi in intuizioni, una delle serie più particolari e affascinanti su cui Miyamoto e i team interni di Nintendo abbiano mai messo la firma. Soprattutto in un periodo storico dove ci si lamenta che ci sia spazio solo per remaster e remake e i grandi publisher tendano tutti a battere solo i generi più in voga del momento, beh, non ha senso che Pikmin sia ancora un titolo di nicchia. Non si tratta di un campione di incassi, ma forse quello di Pikmin è il nome che meglio incarna la filosofia Nintendo quando si tratta di evoluzione e innovazione di game design. Uno strano ibrido tra un gestionale e un puzzle game, immerso in un'estetica inconfondibile, coloratissima ma mai realmente spensierata. Spero veramente che questo quarto capitolo rappresenti un nuovo punto di partenza, anzi di rinascita della serie, anche perché Pikmin 4 sembra avere tutte le caratteristiche necessarie per espandere notevolmente il pubblico dei giocatori, complice anche una console di enorme successo e la possibilità di reperire tutti e 4 i capitoli principali su un unico hardware. Se il nome vi ha sempre incuriosito ma non avete mai trovato l'occasione o la voglia di giocare a Pikmin, vi consiglio di dare una chance alla demo e non spaventatevi se non avete giocato agli episodi precedenti. Questo quarto capitolo è accessibile e pensato anche per i neofiti, e sono sicuro che una volta scoperta questa serie geniale, in molti saranno mossi dalla curiosità di riscoprirne anche le sue origini. Poracci, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme di Pikmin, Pikmin 4 e anche del futuro della serie. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, Olimar tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pic, Michele Min, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Yahoo! 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 Yahoo!